Quest'anno il Forum del Libro della Lettura ha come tema una comunità di lingue e di lettori. Ha senso parlare ancora di comunità nelle nostre città, nelle città come sono adesso? Ha senso parlare di uno spazio per il libro, anche al di fuori dei luoghi deputati, la scuola, le biblioteche? La domanda è complessa naturalmente. Sì, io credo che sia possibile parlare di una comunità di lingue in Italia, garantita dal fatto che ormai larghissima parte della popolazione, converge verso l'uso di una stessa lingua, l'italiano. Intorno a questo convergere, persistono naturalmente i sentieri, diciamo, che vengono percorsi da chi nella vita privata, soprattutto, parla uno dei tanti dialetti che continuano a essere fiorenti. Circa il 60% della popolazione parla qualcuno dei dialetti nella vita privata. Che parte ha il libro in questa comunità? Beh, è quella che i dati Istat o anche di qualche editore che fa sondaggi come il gruppo Mondadori ci dicono. E c'è cioè una parte modesta. Ci si aggira tra un terzo e circa il 40% della popolazione, a seconda degli anni, dei sondaggi, del tipo di risposte, se si scala nei dati dell'indagine multiscopo dell'Istat, che è fondata sul campione più ampio e garantita da una metodologia accurata. E se si scava nel dato di prima approssimazione, che sarebbe entusiasmante per chi di noi considera positivo il leggere libri, naturalmente, perché si arriva oltre il 60% di persone che dicono di avere letto un libro nell'anno. Poi, se si analizza questo 60%, ci si accorge che va via il 12% di lettori molli o come Morbidi. chiamiamo, morbidi, come vengono chiamati, che a forza, costretti dall'intervistatore, mettono qualche volta un libro di cucina o una guida turistica, l'hanno dovuta consultare e quindi sono considerati lettori come chi legge libri. E poi ci sono quelli che sono costretti a leggere e lo dichiarano per motivi professionali e sono un'altra buona percentuale. In sostanza si va intorno di nuovo al 33-34% della popolazione. Anche qui si può scalare ulteriormente, perché l'Istat per la prima volta ha ripetuto le domande cattive, per così dire, che faceva Luzzatto Fegis nelle prime indagini che poi pubblicò nei due volumi Il volto sconosciuto dell'Italia negli anni 40 del Novecento. E cioè chiede il titolo e l'ultimo libro letto e possibilmente l'autore, e le risposte, molte risposte, sono altamente bizzarre. L'Istat non ha pubblicato questi dati, che sono effettivamente di difficile elaborazione proprio per la grande varietà, diciamo così, e bizzarria di risposte. Però si scende parecchio sotto il 33%, se per lettore si intende una persona che è in grado di dire almeno il titolo del libro che ha letto in modo appropriato. Cosa non facilissima, naturalmente, devo ammettere, perché ho fatto la prova su me stesso e non sempre ricordo bene il titolo dell'ultimo libro che ho letto. Tempo fa scrisse una cosa che colpì molto, cioè del ruolo fondamentale che la televisione aveva avuto nelle acquisizioni di competenze linguistiche, diciamo, agli italiani. Certo. Oggi la situazione è ancora la stessa, è differente. Ma effettivamente negli anni 50, nella particolare situazione italiana, in cui c'era una lingua nazionale e una lingua di scuola per quelli che andavano a scuola, ed erano pochi,
anche quelli che riuscivano ad avere la licenza elementare erano una percentuale minoritaria. Il 60% della popolazione era privo di licenza elementare. Allora, a quell'epoca, nella seconda metà degli anni 50 e anche all'inizio degli anni 60, la televisione dette un grande impulso a sentir parlare italiano quindi all'apprendimento dell'italiano parlato, che era fuori della Toscana, di Roma e della borghesia più colta delle grandissime città, Torino, Milano, era una lingua sconosciuta sostanzialmente. E questa spinta propulsiva man mano si è attenuata, man mano che abbiamo imparato l'italiano, usare l'italiano nel parlato continuamente. E poi dai primi anni 90 in poi, dai provvedimenti di legge che hanno autorizzato l'entrata in campo delle televisioni commerciali, hanno quindi spinto il sistema televisivo a una rincorsa verso il basso per la qualità dei programmi, e certamente le trasmissioni televisive nel loro complesso non hanno più avuto nessuna speciale funzione di stimolo della crescita culturale, se non per quelle rare eccezioni che ci sono e sono pregevolissime naturalmente, ma sono poca cosa nella massa di televisione commercializzata di cattiva qualità. Quando si guardano i dati statistici come quelli che ricordava lei prima, in particolare quelli relativi alla lettura nei giovani, spesso sul banco degli accusati troviamo la scuola, perché si dice la scuola fa poco, fa male, fa troppo poco, eccetera. Qual è la sua opinione? Ma la mia opinione, guardando sempre ai dati e oltre che a qualche indagine qualitativa, che la scuola, nonostante le accuse, fa moltissimo, nel senso che non si limita a registrare e perpetuare, come qualche volta si dice, i dislivelli di ordine culturale e sociale della società adulta. Se facesse semplicemente questo, dovrebbe consegnarci in uscita una massa di molto superiore di ragazze e ragazzi con difficoltà di lettura e scrittura, mentre nella società degli adulti, una volta usciti di scuola, una volta privi di sollecitazioni che non siano quelle del Grande Fratello o di cose del genere, c'è un processo di dealfabetizzazione degli adulti e delle adulte molto rapido, secondo i dati che ora abbiamo, non sono più congetture avventate di qualcuno che, come Saverio ha veduto o come me, cercava di capire qual era lo stato dei livelli di conoscenza linguistica e di cultura degli adulti. Ora abbiamo dei dati precisi grazie a delle ottime indagini internazionali pubblicate nel 2001 e nel 2006, rimaste senza grande eco in Italia, e sappiamo che, secondo l'ultima indagine, la più recente, solo il 20%, anzi 19,8% della popolazione adulta italiana ha strumenti sufficienti per leggere, scrivere, capire, per orientarsi, dicono, in una società contemporanea, per orientarsi da persone libere. E se la scuola funzionasse male, dovrebbe restituirci solo il 20% di ragazze e ragazzi alfabetizzati, invece è tripla, quadrupla la percentuale. I problemi nascono fuori della scuola, a mio avviso. Nascono in comunità di cui lei giustamente dubita che si possano chiamare comunità, perché non ci sono luoghi di aggregazione comunitaria e culturale, e non ci sono le biblioteche, tanto per cominciare.
Ecco, a proposito di biblioteche, tra chi si dà da fare o cerca di darsi da fare per promuovere le biblioteche, si fronteggiano a volte due orientamenti differenti. C'è chi dice che bisognerebbe creare un tessuto capillare anche di piccole biblioteche, proprio per offrire più opportunità, di entrare in contatto, con i libri nei cittadini, e chi invece pensa che oggi, così come accade per esempio per i centri commerciali o per altre cose, soltanto una grande biblioteca molto bella, molto accogliente, possa essere capace di attrarre e quindi anche di creare stimoli. Se dipendesse da lei, tra queste due strade, quale sceglierebbe? Io sono un giolittiano di antica data, quindi cerco i compromessi. L'optimum sarebbe, come a New York per esempio è possibile vedere, ma penso anche in altre grandi città del mondo, non in Italia, l'integrazione dei due sistemi. Le grandi biblioteche in rete con centri minori bibliotecari, e naturalmente biblioteca vuole oramai dire mediateca. Quindi anche luoghi attrattivi variamente, o più attrattivi che non una raccolta di libri, diffusi capillarmente nel territorio, con però delle centrali. A qualcosa del genere bisogna dire che come progetto avevamo pensato, come forse anche lei ricorda, nella, istituzione, delle biblioteche del Comune di Roma, però questo richiede appunto un impegno finanziario pubblico per creare sia la rete capillare sia le grandi biblioteche di riferimento sparse anch'esse nel territorio. Quindi, in una parola, se dovesse suggerire un provvedimento capace di produrre effetti? Io penso che sarebbe molto importante se nell'ordinamento dello Stato si prevedesse che la spesa dei comuni e degli enti locali per le biblioteche è una spesa obbligatoria, come quella per l'acqua o le fogne, con rispetto parlando, e non una spesa opzionale affidata alla buona volontà e alle risorse anche dei comuni. L'obbligatorietà della spesa garantirebbe quella diffusione capillare intanto negli 8.000 comuni italiani. E poi anche nei comuni come Milano, Roma, che biblioteche territoriali ne hanno, garantirebbe un apporto di denaro per far funzionare bene le biblioteche che già vi esistono. Grazie.